Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Sebbene i piccoli lavoratori del cervello siano semplici cellule nervose, la futura bellezza o meno del tempio dipende interamente da come voi avete addestrato questi vostri operai. Un neonato in un lettino che scalcia ed emette vagiti può essere più indaffarato di voi. Tutte le sue energie stanno già lavorando sodo per cercare di insegnare alle giovani cellule nervose i loro compiti. Ogni volta che il piccolo fa un nuovo movimento o emette un nuovo suono, nuovi gruppi di cellule nervose sono stati chiamati all'opera. Vi rendete conto che, giorno dopo giorno, il bambino fa movimenti più controllati ed emette suoni più comprensibili. Come ho detto in precedenza, le cellule nervose, come gli altri lavoratori, apprendono il proprio compito con la pratica. Tuttavia, le cellule nervose non sono in grado di pensare. Non possono sapere cosa fare all'inizio, ma possono ricordare cosa voi dite loro. A volte esse ricordano meglio di quanto voi immaginiate. Questo pone tutta la responsabilità su di voi, poiché le cellule nervose ricordano esattamente tutto ciò che le avete insegnato. Ogni cellula nervosa è in grado di imparare un solo compito e da quel momento deve lavorare nel modo che voi desiderate. Se volete che interrompa i suoi doveri, è necessario addestrare un'altra cellula nervosa a compiere il nuovo lavoro nel modo corretto, isolando ed ignorando la vecchia cellula, che continuerà a fare il proprio lavoro in modo sbagliato per un certo periodo, senza averne ricevuto ordine. Ben presto però si scoraggerà e smetterà la sua attività. Per voi sarà molto meglio aver perso delle cellule che svolgevano male i propri compiti, ma ancora più utile risulterà addestrare correttamente le vostre cellule fin dall'inizio, così da farle crescere forti e in grado di svolgere il proprio lavoro sempre meglio. I piccoli lavoratori del cervello che si trovano nel tempio vivente non soltanto svolgono il lavoro che hanno imparato, ma creano anche dei sentieri nel cervello, attraverso i quali possono entrare ed uscire i messaggi. Questi percorsi vengono creati nella sostanza del cervello ed è facile seguirli come un treno segue le rotaie, così che è impossibile per il messaggio non giungere a destinazione. Le strade più percorse sono quelle degli autonomismi, tutti quei movimenti compiuti senza che ci sia bisogno di impartire direttamente degli ordini, come ad esempio camminare, correre, vestirsi e lavarsi. Le vostre cellule nervose stanno svolgendo il proprio lavoro senza ricevere ordini particolari da voi, seguendo semplicemente le loro abitudini. Se qualcosa le interrompe, esse rimangono in attesa di nuovi ordini. Siete subito in grado di notare qualcosa di diverso se vi capita di dover dare degli ordini che non sono quelli abitudinari. L'alcolizzato ha tracciato profondi sentieri di abitudini nocive nel proprio cervello. Le sue cellule nervose dell'odorato e del gusto hanno richiesto per tanto tempo messaggi da inviare sul sentiero della condiscendenza, che ora non sono in grado di ricevere alcun messaggio inviato su qualsiasi altro sentiero. Se la sua mente, nel suo sanctum sanctorum, potesse inviare un no quando le cellule nervose gridano sì, quella negazione dovrebbe guadagnare il proprio terreno superando enormi ostacoli. Al contrario, il sentiero che tutto permette è già spianato. Questo è il motivo per il quale solo pochi alcolizzati riescono ad abbandonare il loro vizio.
i percorsi che le cellule nervose creano nel vostro cervello fino ai 25 anni determinano in buona parte il vostro carattere. Determinano che tipo di uomo o donna sarete nella vita e quale tipo di tempio vivente realizzerete. Quanto più si è giovani, tanto più facile diventa modellare questi sentieri a proprio piacimento. Le prime abitudini che si acquisiscono hanno la maggiore influenza nella vita. Se desiderate apprezzare la musica quando sarete uomini, dovrete imparare ad apprezzarla fin da ragazzi. Se desiderate parlare bene la vostra lingua quando sarete grandi, dovrete esercitare le vostre cellule nervose correttamente quando siete ancora piccoli. Se desiderate respingere le tentazioni dei sensi, dovete creare un sentiero per il no nel vostro cervello e dovete farlo al più presto possibile. Sapete perché alcuni dei vostri compagni possono ricordare le cose meglio di quanto riusciate a fare voi? Perché le loro cellule nervose sono state addestrate meglio. Quando scattano le foto, i fotografi stanno molto attenti ad avere una buona esposizione per non ottenere una foto sfocata. Lo stesso accade con le foto scattate dalla telecamera vivente. L'occhio. Se le immagini non sono ben fatte, sbiadiscono. Un ragazzo può osservare una parola più volte e dimenticarla immediatamente. Un altro invece la guarda per pochi secondi e la ricorda. Il primo ha osservato la parola senza alcuna attenzione, senza dare la giusta esposizione. Nel suo cervello l'immagine era vaga e quindi è svanita subito. Invece il secondo ragazzo si è concentrato completamente sulla parola, osservandola con cura, e quindi l'immagine è rimasta distinta e chiara, senza svanire, pronta ad essere richiamata alla memoria in qualsiasi momento. È importante iniziare subito ad insegnare alle cellule nervose la ricerca del bello e dell'utile, perché gli effetti di questi insegnamenti saranno visibili nel corso della vita. Se qualche sentiero negativo è stato tracciato, quando ci si rende conto di questo, sarà troppo tardi. Durante la maturità, quando chiuderete gli occhi e chiederete alle cellule della vita di mostrarvi le immagini della vostra infanzia e della giovinezza, ed esse vi mostreranno la vostra vecchia casa, il volto di vostra madre, il giardino dove eravate soliti giocare, l'edificio della scuola e il vostro banco, se queste immagini saranno cariche di sentimenti di allegria, di amore e pace, voi ne sarete felici. Nel tempo, quando vi sdraierete sulla poltrona e chiederete alle vostre cellule dell'udito di spolverare quanto esse hanno archiviato, sarete certamente felici se sarete in grado di ascoltare nuovamente parole gentili, voci sincere e tenere melodie. Le piccole cellule nervose del cervello hanno archiviato al loro interno il ricordo di tutto ciò che avete visto, ascoltato, gustato ed odorato, toccato o pensato, qualunque cosa voi avete studiato, imparato o fatto fin dal primo giorno della vostra vita. Ma non hanno archiviato ciò che non avete appreso e insegnato loro. Se non imparate a leggere, a scrivere, a parlare, a suonare strumenti musicali, ad utilizzare degli utensili, a lanciare la palla diritta, a cucinare bene e rapidamente, se non osservate immagini belle o non ascoltate buona musica, se non imparate ad autocontrollarvi e ad amare la verità, se non impegnate le cellule nervose del vostro cervello in queste attività mentre siete ancora giovani, non potrete più farlo quando sarete diventati anziani. Ormai sarà troppo tardi. Non potete insegnare nuovi trucchi ad un vecchio cane.
Le cellule nervose, come del resto tutti gli altri lavoratori, devono esercitarsi, altrimenti non riescono a crescere. Se non le utilizzate, si logorano e in seguito possono perdere la loro abilità nel lavorare. La talpa è vissuta sottoterra per così tanto tempo che è diventata quasi cieca. Si dice che i pesci che vivono in un'enorme cava priva di luce non abbiano il dono della vista. Se non utilizzate i vostri muscoli, essi si indeboliscono sempre più fino a diventare inutili. Lo stesso accade con le cellule nervose. Dovete metterle al lavoro quando sono ancora giovani e forti. Dovete mettere all'opera tanti diversi gruppi di lavoratori quanti desiderate averne pronti a servirvi durante la maturità e la vecchiaia. Anche le cellule nervose si stancano, perdono forma, si rimpiccioliscono, ritirano le braccia e le gambe e si rifiutano di comunicare con le altre cellule. Insomma, si comportano come un qualsiasi altro lavoratore stanco. Anche se stimolate, la loro energia è di breve durata. I piccoli lavoratori del cervello sono addestrati da voi. Le abitudini che essi hanno mostrano cosa voi siete, mostrano quali siano stati nel passato i vostri pensieri e i vostri desideri e quali siano ora. In pratica, essi rivelano il vostro carattere.